sono alla fine i pilastri su cui la nostra attività nella costruzione di prodotto turistico a Taranto dovrebbe poggiare. La programmazione, questa è la prima cosa fondamentale, tutto va programmato. La programmazione che si fonda su un concetto fondamentale, su una metodologia fondamentale, meglio, che è la metodologia partecipata, una metodologia della partecipazione dal basso. Quindi si creano delle strutture, si crea un modo di procedere, per esempio dei gruppi di lavoro che sono fatti da gente che vuole partecipare, perché appunto il prodotto turistico di una città, di un territorio, deve essere espressione dello stesso territorio, espressione di chi lo vive. Questo. Poi ancora, una volta che si è costituito, che si è generato, che si è creato questo prodotto turistico, il prodotto va gestito, anche la destinazione va gestita, quindi ci vuole molta professionalità, ci vuole capacità di gestione che non solo operativa ma anche politica, e poi è necessario che si creino delle strutture adatte, come ad esempio una DMO, una Destination Management Organization. Poi ancora abbiamo l'importanza della comunicazione, quindi spingere sulla comunicazione. Non solo, la comunicazione si fonda su una attività di narrazione, il cosiddetto storytelling, detto in inglese, che è molto importante perché crea l'immaginario. Quando ancora il turista deve arrivare sul territorio, la narrazione ti crea già l'immaginario sul territorio, e quindi l'immaginario non è altro che come gli occhiali da vista che tu indossi e ti fanno vedere la realtà in un determinato modo. È molto importante che si crei, che ci sia una narrazione che crei un determinato tipo di immaginario che poi porti come risultato alla generazione di un ricordo quando torni a casa, che poi viene raccontato ad altri, viene condiviso con altri, e che quindi crea immaginario in altre persone. Questo è un circolo virtuoso di cui una destinazione gestita bene gode. Bisogna poi lavorare sul decoro urbano, molto importante. Bisogna lavorare sull'accessibilità interna ed esterna. Che cos'è l'accessibilità esterna? È la capacità di arrivare a Taranto, di portare i turisti a Taranto, di rendere facile, agevole arrivare a Taranto, far sì che lo sforzo per il turista di arrivare a Taranto sia inferiore al valore che lui trova nella città. Quindi questo deve essere agevolato. Poi c'è anche l'agevolazione, quindi l'elevazione della cosiddetta accessibilità interna, cioè il muoversi, la capacità, la facilità di muoversi all'interno del territorio, di passare da una risorsa all'altra, di passare da un prodotto all'altro. Ad esempio, ci sono tanti modi per fare questo, come ad esempio le carte turistiche, ma anche non solo, modificando il sistema dei trasporti, eccetera. Ci sono tante cose che si possono fare in questo da questo punto di vista. L'informazione è importantissima. Dal primo momento, quando c'è l'ispirazione, il momento dell'aspirazione, il primo momento in cui il turista decide di fare un viaggio, quando poi cerca informazioni su internet, lì già bisogna agire. Non solo, quindi bisogna agire dandogli l'informazione che vuole, affinché poi venga guidato nella scelta della destinazione, e infine quando arriva a destinazione deve essere guidato attraverso informazioni, attraverso cartelli all'interno della destinazione, perché il giro all'interno della destinazione deve essere come entrare al supermercato. Quando tu al supermercato, nulla, quel giro che tu fai non è fatto per caso, non è compiuto per caso, è studiato, te lo fanno fare perché tu alla fine esca carico di roba. E accoglienza è fondamentale, quindi bisogna elevare il livello di accoglienza non solo degli operatori turistici, perché quando si parla di turismo esperienziale, la cosa bella è che ciascun residente nel territorio sia parte viva del prodotto turistico, e quindi ha bisogno anche lui di essere, come parte del prodotto turistico, come espressione del prodotto turistico, deve essere anche lui capace di accogliere il turista. Poi abbiamo tutto questo richiede un buon livello di formazione per elevare il livello non solo degli operatori turistici, abbiamo detto il livello tecnico, livello gestionale, livello operativo, ma anche il livello di accoglienza dei singoli residenti. Alla base, in fondo, c'è la cosa più importante: la cooperazione, il senso della cooperazione, che non è solo il senso di cooperazione pubblico-privata, ma anche cooperazione fra privati.
che non è naturale, perché i privati, essendo tutti operatori, si vedono non come cooperatori ma come competitor, quindi sono portati naturalmente a competere, ma bisogna passare oltre questa mentalità e capire che soltanto cooperando si possono raggiungere dei risultati che da soli non si riuscirebbero a raggiungere. Grazie dell'ascolto, arrivederci.